attimo. Loro moralizzano, loro fustigano, loro indagano la suburra della musica sinfonica e i suoi inconfessabili segreti. Ma loro chi? Ma loro Legge e Bacchelli! Prende le pasticche, sta un po' così. Senti, scusate, ma chi è Legge e chi è Bacchelli? Poi non è... Io sono io, no. Legge. Io no. Bacchelli, vabbè. Allora, ricordiamo, la prima volta abbiamo parlato del paroliere di Vivaldi, sì. No? Poi il poeta della Marcia Nuziale. Esatto. Stasera chi vogliamo riabilitare? Beethoven. Beethoven? Ma Beethoven non ha bisogno di essere riabilitato, scusate. Secondo lei? Sì, secondo me, certo. È il sommo maestro per eccellenza. In Italia forse, ma nel resto del mondo non se lo fila nessuno. Se, vai se in lo Germania, lasci dire. Vai in Germania e dici Beethoven, ti fanno che? Ma che cosa? Ma non è possibile. Ludwig, stiamo parlando di Ludwig van Beethoven, gloria nazionale germanica. Vai. In Italia? Mi spieghi? Le spiego. Beethoven nel 1805 suona nei club, no? Sì, fa cover di Bach, di Haydn, di Ligabue. Di Ligabue. Ma povero... Sì, un cantautore. Franz Ligabue. Ignoranza. Ma poveretto, è già sordo. E quindi suona, ma non sente. E la gente applaude, lui è contento, ma ciò non sente. Che Beethoven non sa è che non applaudono lui. E chi applaudono? Il tecnico delle luci, ma no. Carlo Tomante. No. Ma guardiamo la grafica, vai con la grafica. Ma c'erano già eccolo, i tecnici. Carlo Tomante. Sì. Carlo Tomante. Ma c'erano già i tecnici delle luci all'epoca. Sì, sì, c'erano i tecnici, lavoravano con le candele stroboscopiche, no? Sa, accendi, spegni. E però, siccome Carlo era anche un buon tenore amatoriale, lui cantava. Ma cioè, non lui... mentre suona Beethoven. Ma sì, invece. Infatti... Beethoven, dato che non sente un cazzo, per carità. Ma lei ha cambiato con cura. Con tutto il rispetto, ma non sentiva un cazzo. Per cui non puoi mica fargliene una colpa a uno se non sente un cazzo. Ma sia calmo. Allora, che sto cambiando cura. Cosa fa? Approfitta delle melodie di Beethoven per cantarci sopra, perché lui era cantautore, però le sue canzoni erano brutte, aveva delle brutte musiche, e ma quindi approfitta della musica di Beethoven. Esattamente. Esatto. Ma così è uno smacco per Ludwig. E noi cosa possiamo fare per ristabilire questa verità storica? Allora noi rivalutiamo Beethoven per il mondo e per la Germania e invece valutiamo l'ottimo Carl per l'Italia. Bravo. Come con una delle sue canzoni fondamentali, musica di Beethoven, parole di Carl Tomante, è una canzone che parla di una giovinetta tutto pepe, la giovane Elise Röckel, definita anche da Beethoven, che pure la conosceva, un po' Nervensäge. Che sarebbe? Nervensäge. Robbi coglioni. Ma no, ma non sui mezzi. Sì, ma simpaticamente. Vabbè, una... basta dire. Allora, di Beethoven, Carl Tomante, per Elisa. Dirige l'orchestra il maestro Young Signorino Rottermeier. Abbiamo tutti e tre un'età, voglio dirvi. Suonano e cantano Legge e Bacchelli. Per Elisa niente va mai ben, mi critica continuamente, ha quel carattere impossibile, sputato uguale a sua mamma. Sì, per Elisa è tutto un non si fa, vietato qui, proibito là. Se io dico celeste dice blu, se dico blu lei dice blè. E quando noi facciamo petting ella mi ride, poiché non ho il pistolino prensile, pratico utensile tipo il flessibile, io non ce l'ho. Come farò a ottemperar ai miei doveri socio-coniugal? Elisa non perdonerà. Cosa
non farei, la porterei anche a Pilates o a far percorsi olistici alla spa o a fare shopping a Magdeburgo, ma resta sempre quel problema del pistolino prensile, tutto che va storto, questo mio rapporto giunto a un punto morto, come gestirò? Ne morirò, mi abituerò, se Elisa mi abbandona piangerò, ma un giorno mi consolerò. I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, è sempre lui, spread my wings and fly away, ich glaube ich kann wund, ich seh mich durch eine offene Tür rennen, la mia Elisa è così, la mia Elisa è così, è la mia dannazione, il mio Elisir.